In genere le persone con diabete devono controllare quotidianamente il loro stato di salute, pungendosi periodicamente le dita per controllare il livello di glucosio e poter raggiungere un buon controllo della glicemia. Da oggi i giovani con diabete potranno eliminare la dolorosa e fastidiosa routine quotidiana delle punture sul dito. La lettura del livello di glucosio viene effettuata grazie al sensore che si applica sulla parte posteriore del braccio. Con questo nuovo sistema di monitoraggio si è in grado di rilevare i valori anche al di sopra dei vestiti, con conseguente miglioramento in termini di qualità di vita. La novità di questi giorni è la possibilità di disporre di uno strumento molto innovativo per la misurazione della glicemia in continuo attraverso un sensore che utilizza una tecnologia detta Flash Glucose Monitoring che era disponibile da un po' di tempo ma non accessibile alla popolazione infantile. Inoltre oggi la capacità produttiva è aumentata, quindi è divenuto accessibile praticamente a tutti e questo è un grande vantaggio sia per i pazienti, soprattutto quelli che soffrono di diabete di tipo 1, che sono costretti alla misurazione ripetuta nel corso della giornata, che grazie a questo strumento possono contare su una misurazione pressoché continua, del tutto indolore, indossando un piccolo dispositivo totalmente confortevole. E l'estensione anche in termini di possibilità alla popolazione infantile aumenta ancora il valore di questo strumento. Si chiama Triathlon, il progetto di formazione che coinvolgerà nell'arco di 18 mesi più di 3.000 specialisti e operatori sanitari di 36 dipartimenti di salute mentale. Al centro del progetto sarà l'attività fisica, che può avere un effetto positivo e benefico sui sintomi, sul quadro complessivo e sulle performance cognitive dei pazienti. Ci siamo accorti che l'attività fisica migliora anche i sintomi della psicosi. Quindi non è da curare solo con quello, però diciamo è un'aggiunta che male non fa. Perché c'è un guadagno del 5-6%, 10% dei sintomi, secondo i casi, e quindi è un doppio motivo per farlo. Il punto centrale per noi oggi è garantire l'avvicinamento alle cure. Non dimentichiamoci che le persone che di fatto si curano non sono più del 15% di quelle che ne avrebbero bisogno, sono pochissime. Abbiamo dei dati europei, ma anche i dati nazionali, ci dicono che le persone che hanno un disturbo psichico di diversa gravità, lieve, medio, grave, sono circa il 38% della popolazione. I conti sono presto fatti quando vi dico che solamente 1 milione afferisce ai dipartimenti. Quindi abbiamo due obiettivi: avvicinare le persone alle cure, curarli il prima possibile. Perché a tutt'oggi, soprattutto nelle situazioni più gravi, la vergogna, lo stigma sociale, l'allontanamento anche della famiglia sofferente genera un ritardo che va dai 2 anni e mezzo per i casi di depressione a oltre 5 anni per i casi di psicosi. Questi sono tempi inaccettabili. Per quanto riguarda la gestione clinica, oggi sono disponibili trattamenti che consentono la continuità delle cure, come i farmaci iniettabili a lunga durata d'azione, grazie ai quali il paziente non è più condizionato dall'assunzione giornaliera della terapia. L'acquisizione dei long acting injectable, cioè sono dei farmaci ad azione prolungata, con somministrazione per via intramuscolo una volta al mese, è chiaro che consentono al paziente quell'autonomia gestionale, consentono quella libertà, quello sganciamento da questo rituale giornaliero di assunzione del farmaco che gli dà la possibilità di essere assolutamente libero di svolgere tutte quelle attività che grazie al farmaco riesce a mantenere. La Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali assegna 50 borse di studio in infettologia a giovani ricercatori. L'iniziativa è resa possibile grazie a un'erogazione liberale dell'azienda farmaceutica Merck tramite la sua consociata MSD Italia. Credo che sia un avvenimento epocale, sia il segno di dove deve andare la strada, di come le industrie possano finanziare in maniera assolutamente libera la ricerca in Italia e di come si possa dare possibilità a giovani ricercatori di restare nel nostro paese e di dare le loro qualità al servizio della sanità e della ricerca italiana. L'obiettivo è quello di ricercare e mettere a punto le future strategie contro alcune delle più insidiose malattie infettive, tra cui l'HIV.
Oggi in Italia sono circa 100.000 le persone infette e seguite presso le strutture di malattie infettive. Sono fondamentali le attività di informazione rivolte a tutte le persone sessualmente attive per ridurre l'incidenza ancora troppo elevata. Sapere di essersi infettato e mettersi in terapia significa avere una sopravvivenza uguale alla persona normale, come ho detto prima. Non conoscerlo significa, uno, rischiare di aggravarsi rapidamente nell'arco di alcuni anni, ma due, ancora più importante, avere la possibilità di trasmettere la sua malattia, che la persona che non si cura trasmette facilmente la malattia, la persona che si cura non trasmette la malattia. Quindi scoprire le persone sieropositive che non sanno di essere rimane fondamentale in questo momento. Nella lotta alle malattie infettive è da segnalare infine la prossima disponibilità di due nuovi antibiotici realizzati da MSD, nuove armi utili anche a fronte dell'aumentata resistenza dei batteri agli antibiotici attualmente utilizzati. Due nuovi antibiotici per i gram positivi e per i gram negativi che si vanno a inserire in quell'approccio di One Health dove si deve prevedere appunto un corretto utilizzo degli antibiotici sia per gli esseri umani ovviamente che per anche gli animali nell'ottica appunto di One Health, un'unica salute che ci deve vedere appunto protagonisti di diverse opportunità di poter avere nuova vita e nuove possibilità di cura rispetto a quella che è l'aspettativa di un'Europa che sta invecchiando e che deve poter invecchiare in buona salute. In Italia ogni ora due bambini finiscono per essere ricoverati in ospedale per diarrea da rotavirus, soprattutto nei mesi invernali tra novembre e marzo. Sono più di 14.000 le ospedalizzazioni legate alla patologia ogni anno, oltre 50.000 gli accessi in pronto soccorso e 80.000 le visite mediche. Nonostante i numeri, il ricorso alla vaccinazione resta limitato. Solo Sicilia e Calabria l'hanno implementata, mentre secondo una recente indagine, 8 genitori su 10 non sanno neanche che esiste uno scudo anti-rotavirus, un vaccino orale protettivo. La vaccinazione contro il rotavirus oggi va rilanciata. Va rilanciata perché abbiamo evidenza sempre più chiara che il rotavirus è un virus abbastanza cattivo che dà delle forme di diarrea molto importanti che portano a volte a una disidratazione dei bambini e un numero considerevole di bambini deve anche andare incontro al ricovero in ospedale proprio perché c'è da evitare questo fenomeno della disidratazione che nel bambino, particolarmente in quello piccolo, può essere molto pericoloso. E trattandosi di un virus che non si trasmette soltanto per via fecale orale tradizionale ma anche per contatto, è un virus estremamente contagioso. Per cui a fronte di questo, che sicuramente è vissuto in ambiente ospedaliero come un grosso impegno, a livello di pediatria di famiglia è importante appunto supportare la necessità di prevenzione e prendersi carico di questa prevenzione, perché io credo che per una vaccinazione da somministrare per via orale molto ben tollerata sia nell'immediato, cioè facile da somministrare senza avere problematiche di gestione col bambino, è il pediatra di famiglia che dovrebbe prendersi carico del tutto in modo da effettuare la visita del bambino, il controllo di salute e inserire questa modalità preventiva. E se si mettesse questa vaccinazione in un'offerta universale attiva e gratuita, ridurremmo i costi delle ospedalizzazioni molto. Si dice che nella mia regione, se si vaccinassero tutti i bambini per rotavirus, avremmo circa 300 ricoveri all'anno in meno. 300 ricoveri che in strutture ospedaliere molto grandi, come il Gaslini, ovviamente non incidono sui ricoveri, ma in ospedali piccoli potremmo veramente arrivare a risparmi significativi al di là di quello che è il risparmio del singolo ricovero per gastroenterite. Negli ultimi decenni si sono compiuti passi da gigante nella prevenzione e nella cura delle malattie cardiache, ma molto resta ancora da fare. Una delle sfide chiave riguarda il trattamento dello scompenso cardiaco, condizione destinata a diffondersi soprattutto per l'aumento dell'età media della popolazione. Un'altra condizione in aumento è la fibrillazione atriale, tra le principali cause della comparsa di trombi e fattore di rischio per eventi cardiovascolari gravi come l'ictus. Sono questi i temi principali di un simposio internazionale organizzato dall'Università di Brescia e promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini. Lo scompenso cardiaco sta aumentando anche per un fatto positivo, perché il trattamento in fase acuta di molte cardiopatie ha determinato l'aumento di un numero notevole di pazienti che, diventando cronici, possono arrivare ad avere in fase più avanzata uno scompenso cardiaco. Quindi è un effetto di un miglior trattamento di molte situazioni acute. La fibrillazione atriale può essere sintomatica, il paziente se ne accorge per una sensazione di batticuore, ma anche asintomatica.
I grossi problemi della fibrillazione atriale sono, da un lato, il peggioramento dello scompenso cardiaco, ma soprattutto il rischio di eventi tromboembolici. I pazienti che hanno fibrillazione atriale possono sviluppare dei trombi all'interno dell'atrio sinistro, da cui si staccano degli emboli, embolie cerebrali. Più di un terzo degli ictus ischemici sono provocati da fibrillazione atriale. È importante riconoscere questi pazienti per instaurare una terapia anticoagulante precoce. Abbiamo attualmente in commercio 3 nuovi anticoagulanti, ne arriverà un quarto, che permettono di sciogliere il sangue, di prevenire i fenomeni tromboembolici senza la necessità di monitorare i valori di NR, cioè senza fare un dosaggio del sangue come si è fatto fino adesso con gli anticoagulanti classici. Parte da Milano Prometheus, il primo laboratorio mobile al mondo per rendere più efficace la lotta al virus dell'epatite C. A bordo del Cell Explorer, un laboratorio mobile super tecnologico dotato delle più sofisticate tecnologie interattive e virtuali, si svolgono corsi di formazione per i medici impegnati nella lotta all'epatite. Questi incontri di aggiornamento sono utilissimi perché permettono alle persone di dialogare con i maggiori esperti italiani che in questo settore sono estremamente apprezzati non solo in Italia ma anche all'estero e soprattutto all'estero per certi versi, e quindi implementare quelli che sono i risultati che nella quotidianità si verificano utilizzando questi farmaci. Il rilevante impatto della malattia comporterà per i centri specializzati l'esigenza di affrontare nei prossimi anni un gran numero di cure per un numero sempre crescente di pazienti, e i nuovi farmaci richiedono specialisti sempre più informati e competenti. Per esempio, non vuol dire l'impatto dei centri dove viene erogata la terapia, ma bisogna anche selezionare il professionista giusto. Non tutti hanno la formazione e le conoscenze per poter dare una terapia di questo tipo. Quindi la formazione diventa un discorso estremamente importante, soprattutto in un campo come questo in cui i farmaci escono con una rapidità e l'innovazione arriva con una rapidità che non era mai stata conosciuta in precedenza. Il progetto Prometheus offre molte opportunità per migliorare abilità e conoscenze degli operatori sanitari della Lombardia, regione di eccellenza nell'ambito sanitario nazionale ed europeo, che ha ampliato il numero dei centri specializzati nella cura dell'epatite C. La regione Lombardia è sicuramente una delle regioni in cui il numero di trattamenti è il risultato più elevato, più di 5.000 pazienti trattati su un numero nazionale di circa 30.000. Tutte le aziende sociosanitarie territoriali della regione Lombardia e tutti gli RCCS sono tra i centri erogatori e prescrittori, in maniera tale da assicurare una equa distribuzione dei centri prescrittori in tutto il territorio lombardo. La Lombardia ha lavorato molto bene creando una rete regionale, che è stato un passo in avanti perché ha messo a contatto i medici con i farmacisti, con i decisori, e ha portato un accesso rapido, ha portato inoltre una sinergia di intenti che porterà alla raccolta dati dei pazienti trattati in Lombardia, e ha ridotto in maniera significativa le liste d'attesa. Inizialmente, infatti, tutti noi abbiamo dovuto smaltire una lista d'attesa che si è creata nel 2014, ma che attualmente ammonta a poco più di 10-15 giorni per i centri che hanno imparato a gestire questi farmaci e inserire in maniera graduale i pazienti seguendo le indicazioni regionali e nazionali. Oggi noi siamo capaci di guarire il 97% dei pazienti con cirrosi. Quindi un passo in avanti rispetto a circa un anno fa, quando i primi dati che provenivano dagli Stati Uniti ci parlavano di guarigioni nella pratica clinica non superiori all'85%. È chiaro che i medici americani hanno imparato ad utilizzare al meglio queste cure, passando dal medico del territorio ai medici più competenti, e noi italiani, che operiamo de facto solo in ambienti qualificati come l'ospedale, siamo in grado di garantire la quasi totalità delle guarigioni ai pazienti che vengono da noi curati.